Vediamo che Ribogalla tira molto dietro le ali del mezzo meccanico. Parte con cautela il 7 di Radiosa Sergio. Galoppa, infine, Ribogal. Parte piano Rotmans. Dal centro è il numero 4 di Robinho Carr ad ottenere subito l'iniziativa. A largo è partito forte il 5 di Rory McBaba, mentre Rugiada del Nord è terza. Nelle prime posizioni c'è anche il numero 6 di Romerus. Al comando, passa Rugiada del Nord alla fine della prima curva e Rugiada con Jenny Riccio è il leader, mentre a largo avanza Romerus, mentre Rotmans un po' stiracchia un po' ed è in penultima posizione. Romerus si scava un posto secondo in corda sulla condiscendente Robinho Carr e i cavalli giungono qui davanti alle tribune con Rotmans che rompe gli indugi e viene a largo. 45-3 e Rotmans va ai lati di Rugiada del Nord, ma Rugiada respinge l'avversario. Si giunge così agli 800 con 1-1 il mezzo miglio con Rugiada e Rotmans su di una linea. Di dentro c'è Romerus. Si avvicina al largo Rapsodia del Nord e Rotmans al chilometro pressa Rugiada del Nord. 15-4 il galoppa l'1 e finisce a tabellone. Rotmans insiste su Rugiada del Nord. I cavalli sono all'imbocco dell'ultima curva. Si avvicina Robinho Carr. Di dentro c'è sempre il numero 6 di Romerus e chiude il gruppetto il 5 di Rory McBaba. Sembra ancora controllare Rugiada del Nord su Rotmans. Di dentro Romerus al largo di tutti c'è il numero 4 di Robinho Carr. Non sa correre, non sa dove venire Rory McBaba. In retta d'arrivo Rotmans ritorna su Rugiada del Nord che sembra un po' fermo, ma a largo di tutti interviene Robinho Carr e Robinho Carr va su Rotmans, ma a largo di tutti Rory McBaba, ed è Rory McBaba che in zona traguardo viene a vincere facile nei confronti di Robinho Carr per il terzo Rugiada del Nord e quarto Rotmans. 2, 3 e 6, 1, 17 e 1 per una vittoria con un solo spunto di Rory McBaba e Giorgio D'Alessandro Junior. Ha corso pure bene Robinho Carr, non male né Rugiada del Nord e né Rotmans. 5, 4, 3 è l'ordine arrivo probabile della prima corsa.